Da padre non commento lo sfogo di un padre, mi permetto di dire che è disgustoso, vergognoso, imbarazzante invocare l'innocenza del figlio in base ai giorni attesi da una ragazza per denunciare uno stupro. Questo ci riporta al Medioevo. Ecco, non so se Grillo ha capito quanto sono gravi le sue affermazioni. Mio figlio è innocente perché la ragazza presunta stuprata ha denunciato qualche giorno dopo. Ma dove siamo? Ma siamo tornati indietro di 1000 anni. E magari la ragazza aveva pure la colpa di avere la gonna di essersi truccata col rossetto. Spero che capisca la gravità di quanto affermato, perché se c'è di mezzo una presunta violenza bisogna andare fino in fondo, e non ci sono figli di VIP e figli di operai. Io mi auguro che sia innocente, per carità di Dio, non faccio battaglia politica sui reati. Però spero che chieda scusa non a quella ragazza, ma a tutte le donne italiane. Perché lasciar solo ipotizzare che se una non corre subito alla polizia, se la sia in qualche modo o inventato andata a cercare, è disgustoso. Punto, basta. Poi non aggiungo altro perché sto lavorando sul tema vaccini e sul tema riaperture. Però da padre di una bimba sentirsi dire che se una ragazza non denuncia subito allora si è inventata tutto, mi fa schifo.